Ciao, sono Tatiana, benvenuti alle ricette di Popolis. Oggi facciamo la torta Lind. Vediamo ora gli ingredienti per questo dolce. Per l'impasto sono necessari 50 g di burro, 100 g di cioccolato fondente, 150 g di zucchero, 3 uova intere, 100 g di farina bianca. Per la glassa invece serviranno altri 50 g di burro, un bricco di panna fresca e 200 g di cioccolato al latte. L'esecuzione di questa torta è molto veloce, per cui iniziamo accendendo il forno a 160 gradi per permettere allo stesso di scaldarsi. Posizioniamo adesso i 50 g di burro in un pentolino. Aggiungiamo i 100 g di cioccolato fondente e mettiamolo a sciogliere a fuoco dolce. Possiamo lasciarlo sciogliere da solo senza bisogno di mescolarlo continuamente. Cominciamo ora ad unire in una capiente ciotola lo zucchero e le 3 uova intere. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio di legno, amalgamando bene gli ingredienti. Non c'è bisogno di farli assumere una montatura eccessiva. Appena gli ingredienti sono amalgamati, si può unire la farina bianca. Mescoliamo lentamente, evitando che si formino grumi. Vedete che dopo pochi secondi l'impasto assume un aspetto liscio ed omogeneo. Controlliamo ora che il cioccolato e il burro si siano sciolti perfettamente. Vedete che in pochi secondi si sono già amalgamati bene. Possiamo toglierli dal fuoco. Il calore accumulato nel tegame favorirà lo scioglimento, evitando che si attacchi al fondo. Uniamo ora questo composto di burro e cioccolato all'impasto precedentemente preparato. Mescoliamo il tutto in modo da avere un impasto omogeneo. Prendiamo ora una tortiera. Volevo farvi notare la particolarità della tortiera, che abbia un bordo rialzato che ci permetterà poi di inserire la glassa all'interno della torta. La imburriamo e la infariniamo bene e poniamo l'impasto nella tortiera stessa. Ruotiamo bene la tortiera per far estendere l'impasto in modo uniforme e poniamo la tortiera nel forno, che nel frattempo sarà scaldato. La posizioniamo a livello medio. In questo momento la nostra torta in forno cuocerà per 30 minuti. Mentre la torta in forno sta cuocendo, cominciamo a preparare la glassa. Mettiamo 50 g di burro in un pentolino, un bricco di panna fresca, si trova nel banco frigo di un qualsiasi supermercato, e 200 g di cioccolata al latte. Mettiamo tutto ora sul fuoco a sciogliere lentamente. A differenza dell'impasto precedente, la glassa, perché diventi lucida e ben consistente, va continuamente mescolata. Non preoccupatevi se inizialmente vi sembra di non ottenere risultati e ogni ingrediente è separato dall'altro. Nel giro di pochi minuti otterremo una glassa perfettamente amalgamata. Vedete che gli ingredienti iniziano ad amalgamarsi. Ancora pochi minuti e la glassa sarà pronta. Ecco a voi la glassa
perfettamente amalgamata. Aspettiamo una quindicina di minuti in modo che diventi fredda e poi potremo utilizzarla. Trascorsa la mezz'ora, spegniamo il forno e sformiamo la torta. Ecco a voi la torta pronta per essere glassata. Appena la glassa è un pochino tiepida, la possiamo spalmare in questo modo, fino a coprire tutto il fondo della torta. La allarghiamo bene con un cucchiaio di legno e la facciamo riposare in frigo per un paio d'ore. E questo è il risultato dopo 2 ore di frigorifero. Questo è il risultato finale, la nostra fetta di torta Lindt pronta per essere gustata.